Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Roberta, nascosta sotto il misterioso pseudonimo di Biblio Robby, e oggi vorrei portare avanti quella specie di mini progetto che mi ero proposta di leggere quanti più candidati allo strega possibili, perlomeno quelli che mi ispiravano, quelli che avevo voglia di leggere, e parlarvene e dirvi cosa ne penso. Ci stiamo avvicinando alla premiazione, quindi non so quanti ancora arriverò a leggere. Mi piacerebbe molto leggere Cassandra Mogadiscio di Giba Shego. Non mi dispiacerebbe leggere quello di Romana Petri, Rubare la notte, ma anche Grazia Padandrone. Insomma, ce ne sono diversi che voglio leggere e non vedo perché non farlo anche dopo la premiazione. Vediamo, ci penserò su. Comunque, avevo già fatto un video parlandovi dei primi due libri candidati allo strega che ho letto e devo dire che nessuno di questi è entrato nella cinquina. E sto parlando di Tornare dal bosco di Maddalena Vajotanet e del continente bianco di Andrea Tarabbia. Vi lascio il video qui o qui, non ricordo mai. Comunque vi lascio il video qui sopra nel quale parlavo delle mie impressioni su questi due romanzi. Nel mese di giugno ne ho letti altri due. Allora, il primo libro che ho letto prima che la cinquina venisse annunciata è stato Mi limitavo ad amare te di Rosella Costolino, che in questo momento non ho perché l'ho prestata a mio nipote, ma che comunque ho in cartaceo perché ho anche incontrato l'autrice al Catania Book Festival durante la prima tappa dello Strega Tour. E allora, che dire di Mi limitavo ad amare te? Intanto c'è da premettere che qualche giorno fa abbiamo saputo che è il primo classificato attualmente. Io, che come ormai penso sarà abbastanza chiaro, non le mando a dire, non sono per niente d'accordo, anche per i pochi libri che ho letto finora tra i candidati allo strega. Allora, Mi limitavo ad amare te parla della guerra serbo-bosniaca. Inizia dagli anni 90, arriva al 2010, mi sembra, comunque. Va avanti negli anni e appunto ha inizio con la storia di Omar, questo bambino appunto che vive la guerra in prima persona in un orfanotrofio con suo fratello, e di altri personaggi che poi gli orbiteranno intorno e che continueremo a seguire. Sono fondamentalmente quattro personaggi che noi quindi vediamo dall'infanzia e adolescenza fino all'età adulta. Allora, andando per ordine, la parte del romanzo che ho trovato più debole è probabilmente la prima, ovvero la parte della guerra. Mi dispiace dirlo perché è evidente che comunque l'intento dell'autrice era quello di essere incisiva, però secondo me non riesce a incidere quanto vorrebbe, cioè si percepisce troppo l'estraneità della voce narrante rispetto ai fatti narrati. Ora non dico che per scrivere della guerra devi aver vissuto la guerra, perché ci sono autori che sono stati capaci di rendere bene questo tema, pur non avendo avuto la sfortuna di viverla in prima persona. Però secondo me resta tutto troppo superficiale, non buca mai la pagina. Cosa succede poi? Ci si basa su un fatto reale, ovvero il fatto che questi bambini vengono, i bambini che a seguito della guerra vengono separati dai genitori o perché già in un orfanotrofio o perché appunto durante i bombardamenti si perdono i rapporti tra l'uno e con l'altra, vengono portati in Italia, in un istituto religioso, dove cresceranno fino alla maggiore età e viene raccontato quello che poi è il rapporto di tutti questi bambini in relazione, bambini, adolescenti, adulti che diventeranno, quindi il rapporto che instaureranno con il paese ospitante, che è l'Italia, gli italiani stessi, il rapporto che manterranno con le loro origini. Secondo me è stata resa molto bene, e la diversità nella reazione dei vari protagonisti. Quindi ci sono dei protagonisti che si rifiutano, dei personaggi che si rifiutano di troncare le loro radici, che continuano a desiderare ardentemente di ritrovare, per esempio nel caso di Omar, sua madre, e di tornare. Quindi, che c'è? Abbiamo un ospite bellissimo, ma abbiamo un ospite stupendo. Che c'è? Vuoi andare? Al solito, breve ma intenso. Dicevo che viene resa molto molto bene la diversità delle reazioni. Quindi dicevo, c'è Omar che non vuole, rifiuta il paese ospitante, lui vuole tornare a casa sua, vuole ritrovare sua madre. E poi, insomma, quello che seguirà nelle sue vicende, perché comunque non voglio fare spoiler. C'è invece il personaggio di Danilo, che arriva in Italia, che è già un po' più grande, che invece rinnega in un certo senso le sue origini, lui vuole essere italiano, vuole
vuole riuscire a integrarsi al 100%, soprattutto nella fase difficile che è quella dell'adolescenza. Allora, devo dire che la parte più riuscita invece del romanzo è la parte finale, quella che ho trovato più realistica e più incisiva. Però nel complesso, secondo me, c'è stato un intento eccessivo da parte dell'autrice di mostrare quanto lei sia brava come narratrice. Quindi con qualche ghirigoro stilistico, qualche passaggio di prosa particolarmente fitta e articolata che rendesse bene il suo talento, sì, indubbiamente Rosella Busterino sa scrivere, però Mi limitavo ad amare te non mi ha convinta, nel senso che tratta un tema col quale è facile vincere, proprio vincere facile, perché parla di bambini, bambini che hanno subito la guerra, quindi è chiaro che in un modo o nell'altro tocca, ma tocca più la storia vera che la narrazione, che poi ne è stata fatta in questo romanzo. Quindi non è un libro che mi sento di bocciare, non è un libro che definisco brutto o che si può definire scritto male, però non è neppure un libro che mi ha toccata quanto avrei voluto e quanto secondo me avrebbe dovuto. Not my cup of tea, probabilmente. Secondo libro, no, che a questo punto è il quarto libro che ho letto in totale, ma il secondo per quanto riguarda questo video, e non ce l'ho perché l'ho letto in digitale, sto parlando di Come Daria di Ada Adamo. Anche questo titolo si è candidato della cinquina. E in questo caso ne capisco le ragioni, che sono più di una, probabilmente. Impossibile ignorare il fatto che pochi giorni dopo l'annuncio di tutti i candidati al premio Strega, l'autrice Ada Adamo ci ha lasciati a seguito di una lunga malattia. E questo ha sicuramente inciso anche sulla risonanza che ha avuto il suo romanzo, ma francamente in questo caso può solo che essere un bene perché Come Daria è un... che poi non è un romanzo, Come Daria è un memoir. Splendido. In Come Daria, Ada Adamo parte dal momento in cui ha dato alla luce sua figlia Daria. Daria nasce con una grave malformazione a livello cerebrale, quindi Daria sarà affetta da disabilità per tutta la vita. Daria vede poco, non può muoversi, non può nutrirsi autonomamente. Ha appunto svariati ritardi, svariate disabilità. E Ada Adamo, con una forza incredibile, con la forza dell'amore da una parte e la forza comunque di una donna, che sceglie da una parte, che dall'altra si trova costretta, per forze altre a vivere questo tipo di situazione, racconta dell'amore sconfinato che ha per sua figlia e della difficilissima vita che hanno avuto insieme. È un libro che tocca perché è vero, ecco, è brutto paragonarli, ma è quello che intendevo dire prima. In Come Daria c'è tutto il vero e il sentito che manca in Mi limitavo ad amare te. Si percepisce che è un qualcosa che tocca l'autrice, ovviamente, in prima persona. Non solo perché in Come Daria Ada Adamo racconta anche che scopre ad un certo punto di avere un tumore, tumore che poi appunto sarà la causa della sua fine. È come se ritrovi lei stessa a identificarsi sempre più in sua figlia Daria. Perché sono unite poi anche nella malattia, nella difficoltà e di come lei non riesca più a occuparsi di sua figlia come vorrebbe, perché a questo punto diventa anche lei in prima persona un soggetto fragile. È un romanzo dolorosissimo, doloroso perché è vero, doloroso perché è scritto divinamente, doloroso per l'epilogo, diciamo, che tutti conosciamo una volta che ad oggi ci si approccia a questo libro. Io non ho molto altro da aggiungere perché secondo me non ci può essere nulla da aggiungere a una vicenda come questa, se non appunto che è scritto divinamente e che secondo me va letto. Ecco, Come Daria è un romanzo che merita la cinquina, se non addirittura per quanto mi riguarda, la vincita. Quindi è un libro che mi sento veramente di consigliare. Quindi, volendo trarre le somme tra i quattro, perché sto facendo così, tra i quattro libri che ho letto finora, i miei preferiti sono indubbiamente Il Continente Bianco di Andrea Tarabi e Come Daria di Ada Adamo, due opere diversissime, ma che entrambe hanno un posto nel mio cuore adesso. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi romanzi o quale, magari di quale vi piacerebbe di più sentir parlare nei prossimi video, sperando di riuscirci. Io vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, a lasciare un commento, quello che volete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!